I'm a little kid beat. Bella ragazzi, benvenuti in questo video. Come sapete di chi parla oggi? Siamo qui tornati finalmente in un nuovo prank. Stavolta non a Dalila, ma con Dalila complice. Smetti con questo braccio! A grande richiesta su Instagram mi avete consigliato di fare un prank a mia madre dicendole che è... Chris, sei troppo alto, abbassati un po', se no... Che Dalila è incinta. E ovviamente il padre sono io. Però per evitare che tutto fallisce ho detto devo applicare degli accorgimenti in modo tale che gli sembra un po' tutto diverso. Tipo il cappello non ci sarà, perché ogni volta che ho il cappello lei indica che sto facendo un video. Ed è vero. Lei sarà vestita un pochettino da zingara. Zingara? Sono vestita da casa. Cioè da zingara. E niente, spero andrà bene. Cioè in realtà la stiamo registrando dopo l'intro, quindi andrà bene. Anche se... ma vedrete. Lasciate un bel like, scrivete e commentate tutto in descrizione come al solito. Passate su GSTDR K, perché lì appunto vi do spoiler eccetera. Noi ci vediamo dopo. Buona visione. Ok, ci siamo, siamo pronti. Io ho appunto levato il cappellino perché è meglio così, così non se ne accorge. Sto registrando tutto tramite il telefono, se no non si sente nulla. E andiamo. Lei in questo momento non è in cucina, quindi ne approfittiamo proprio adesso. Ma vieni. Oh, che vuoi? Che vuoi? Assetti. Siediti. Ma allora c'è che devo uscire. Dobbiamo parlare di cose serie. Cioè vabbè dai, devo uscire. Mamma, un attimo, sono serio. Perché non siedi? Ti vuoi un viaggio? Per favore mamma, sta cassasoneria è ferma. Che vuoi? Un attimo. Mamma, seriamente, dai. Fammi vedere, aspetta. Dimmi. Puoi un attimo per favore levare la suoneria? Allora. Dimmi, sei col telefono? Dimmi. Allora, devo parlarti, anzi dobbiamo parlarti di una cosa un po'. Un po' così. Allora, mi devo preoccupare? No, non preoccupare. Finché uno non è morto, qualche problema. Per favore, mamma. Tu sai che io e Dalila stiamo insieme da 7 mesi. Ma no, io non me lo faccio solitamente il calcolo, lo te lo tieni tu. Comunque, da un po' di tempo. Certe cose. Cioè, prima o poi Dio ci ha creato per moltiplicarci, giusto? In tempi dovuti, sì. In tempi dovuti, sì. A volte i tempi dovuti sballano, però. Nel senso che purtroppo in maniera involontaria, cioè non volontaria. Sai quando si dice si parte in due si torna in tre? Cioè, tu mi stai prendendo in giro. Si parte in due si torna in tre. Si torna. Stai prendendo in giro? No, noi non siamo partiti. Appunto, non siete partiti. Però. Dai, Cristiano, dire. Dai, finisci. Non era una cosa voluta. Oh, fatto sta che abbiamo preso sto cavolo di test. Ma perché è una cosa sicura? Ho fatto il test. Adesso la cosa che a me fa incavolare è che io non lo voglio. Cioè io voglio che abortisce. Così bestia. Lei no. No, così. Lei non vuole, lei se lo vuole tenere, cioè è contenta. Aspetta, tu mi stai dando, no, una, due notizie contemporaneamente. Quindi facci un attimo cauto. Solitamente la certezza, sì, il test c'è, però solitamente le analisi sono quelle che parlo. Analisi dovremmo farle, con qualcuno devo parlare. Ne sto parlando con te. Può essere che... ritardo. Lo spero. Vedi, già sto mangiando. Continuo a mangiare. Ha fame. Ma sai che buono? Ma se c'ho fame. Sono sintomi questi, secondo me. Poi la vedo anche un po' più gonfia. Poco. Cristiano. Ma sei serio? Cioè, ma io non mi sento veramente presa dai turchi. Aspetta, fammi capire. Fammi rigenerare uno a uno le cose. No, non per qualcosa, però non... cioè, non lo so. Ma tu... ma è vero? È vero? Sì. Pensi di sparo minchiate? Sì, potresti. Queste cose delicate no. Scherzare su tutto, su queste cose no. Vabbè, che vi devo dire? Quando una cosa non c'è, non c'è. E uno può dire, fate attenzione, eccetera, eccetera. Quando c'è, c'è poco da dire. Non quindi lo voglio, passiamo sì. Al secondo, infatti passiamo al secondo punto.
Io non lo voglio il figlio. Tu ti devi prendere le tue responsabilità. Sì, ma io ho 18 anni e il figlio ci non lo voglio. Ci pensavi prima. Ah, pare che è una cosa voluta. Non ha importanza. Il figlio non è un giocattolo. Ma ancora non è nato. Non ha importanza, è un essere vivente. Ma ancora non è nato. Non ha importanza, non lo vedi tu, ma c'è. Ma così mi rovina la vita, lo sai. Ci pensavi prima. Ci pensavi prima, te lo tieni tu. Cosa? Te lo tieni tu. Me lo tengo io. E chi ce la fa a mantenere un figlio? Come sei tanto... Scusa se parlo chiaramente. Come sei tanto bravo a metterlo al mondo, concepirlo, adesso devi essere bravo anche a mantenertelo. Scusa. Però io questi discorsi da me... Cosa ti devo dire? Tu dovresti andare incontro al figlio, sì, alla volontà di quello che vuole fare. È vero che ti devo dire? Se sbaglio o meno. E qual è la soluzione? Ti abortire. Sì? Perché se lo sapevo... Vai contro i miei principi. Non ti parlavo. Non te lo direi mai. Non ti parlavo davanti a Dalia e ti dicevo, mamma, per favore, comincia ad abortire. Non ci saresti riuscito né ora né mai. E non ci riuscirai mai, sappilo. Semplicemente la pillola abortiva serve. Sì, se no, finiscila. Io voglio farlo abortire. Ma non se ne parlo. Ma no, perché... Voglio che farla abortire. Ho mangiato un dillo se sei contento. Se sei contento tu, dillo. Mamma, non ha 40 anni, ma stai scherzando? No, no, non può essere. Io voglio viaggiare, voglio... No, non è viaggi possibile. Viaggi con marsupio. Vabbè, aspetta, basta. No, basta, io te lo dico, ma sono serio. Qua è... Che concludi il discorso? Adesso fa delle cose... Cioè non ti fa né caldo né freddo? No, io non so come, mi hai leggermente gelato il sangue. Però non so come comportarmi in questo momento. Perché... Tu? Certo. Ma perché non me lo parlando sarei in maniera... non me lo sarei aspettato. Di certo non ti vengo a dire sì bravo, sono per l'aborto. Io non sono per l'aborto. Quindi quando una cosa c'è te la devi tenere. Ma ancora non c'è. Ma perché non la vedi? Aia, no. Ma che sei cretino? Prendo a pugni in pancia. Vabbè Cristiano, tu sei bestia, va, capito? Posso andare poi quando sei ma un attimo parla, più serio. Parlando no. Seriamente, ma oh, una mano mi serve. Ma non ti devo dare. Tu non dici nulla. Ma se devo dirti io, sei sbagliato. Ah, io sono sbagliato. Dici cosa sei sbagliato. Io sono sbagliato. Certo che sei sbagliato. È un ragionamento che non sta né in cielo né in terra. Boh. Cristiano, ma secondo te un figlio è un pupazzo? Non lo so, che un foglio di carta e ti viene male il disegno, lo strappi e lo butti. Non è cosa, mamma. Non è cosa. Dale. Tanto la scelta è tua. Sì, appunto. Appunto, quindi taglia. Cioè, smettila. Ti vado contro. Io ti lascio. Lasciami. Io ti spacco la faccia. Vabbè. Ma scusa, ma che uomo sei? Come che uomo sono? Certo, che uomo sei? Fai il danno e poi te ne scappi? Ah, l'hai chiamato danno però. Vedi? Certo, agli occhi tuoi è un danno. Sì, ma... Sì, perché poi uno lo mette al mondo e deve dirgli che è stato uno sbaglio. Non era voluto. Un colpo al cuore. Che gli devo dire? Tu in realtà non dovevi nascere? Dillo che anche io sono uno sbaglio, dillo. Prima che... Cioè, sono l'unica a saperlo in questo momento. Mamma, non è cosa. Come lo devo chiamare? Vai! Sbagliato? Sbagliata? Senti, finiscila, Cristiano, va, adesso parla seriamente. Basta. No, serio, come lo chiamo? Finiamolo qua il discorso. Io ma che finisci, la... mamma? Certo. Finisci. Falli fare le analisi e si rende conto se realmente è così. Tocca magari via. Stiamo parlando... così. Come lo devo dire? Ma che significa come lo devo chiamare? Cristiano, ma perché deve avere un nome? Vabbè, perché mi hai chiamato sbagliato? Ah, sbagliato il nome. Vabbè, va, sì, ma mi stavi chiamando in giro. Cioè. Sbagliato, lo chiamo Brento, lo chiamo scherzo. Cristiano, io dovevo uscire, tu mi hai trattenuto qua per questa bestialità, è uno scherzo? Va bene, va. È uno scherzo? Vabbè, basta. Perché uno scherzo? L'hai detto tu ora, prank. Oh! Posso respirare adesso? Che stavo cominciando realmente a preoccuparmi. Ero lì. Ci credo, non ci credo, ci credo, non ci credo. Ma va. Giusto? È un prank. Ma che cosa gli dici? Sì, vado a confermare. Emozione a caldo. Sei felice adesso che hai davvero un terreno non ha 42 anni? Grazie per l'età. 43 anni? Grazie per l'età. 44 grazie anni? Grazie per l'età. 45. No. Quindi uno di questi. Ok ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. È andata bene, è andata totalmente bene. Mia madre l'ha presa, si può dire, in maniera tranquilla. Ma d'altronde penso sia anche giusto. Ha detto delle parole belle, quindi prendete esempio da ciò che ha detto. Ovviamente quello che ha detto lui era falso. Ovvio, ovvio, è semplicemente per scherzare. Qualcuno ha pizzato lo scherzo alla fine. Ma vabbè, deve ancora imparare a fare ma dei tu, bei prank. No, tu avevi detto prank. E io pensavo che potessi dire. Ma stavo continuando. Ma sei su Instagram, ci senti dire che abbiamo il solito. Non ci vediamo prestissimo. Un nuovo video qui, come sempre, il vostro, che è tutto. Bene, raga. Aia. Ah!
canzone.